Allora, faccio vedere come si rettifica una nuvola di punti texturizzata, una mesh texturizzata con software open source. Prima di tutto apriamo il file, qua c'è il file 3D, qua c'è il file della texture, apriamo il file della texture con GIMP. Adesso ci metterà un po'. Come seconda cosa, diamo un'occhiata alle coordinate. Queste sono le coordinate della giornata. E qua ci sono le coordinate del file che noi vogliamo rettificare. Si copia il nuovo file, si attiva Block Selection Mode, togliamo qua le cose inutili, rimane il punto, il nome della marca, coordinata est, coordinata nord, altezza, il codice possiamo anche toglierlo. Queste sono coordinate assolute nel sistema UTM zona 32 nord. E lo salviamo. Con lo stesso nome del file. Come vedi qua, coordinate assolute. MeshLab però non gestisce coordinate di una lunghezza del genere, perciò facciamo un altro dataset dove tagliamo le coordinate fino a 4 numeri e salviamo sempre lo stesso come coordinata ridotta e così relativa. Sempre importante in MeshLab che ci sia prima la est, poi la nord e poi la z. Nel frattempo abbiamo aperto qua la texture, vedete la parte in arancione è quella che non ha una texture e che si vedrà poi sul modello. Per renderla un po' meno fastidiosa, selezioniamo tutte le parti arancione nell'immagine e poi le riempiamo di grigio. Vedete già il file è abbastanza grande, 32.768 pixel. Perciò ci mette anche un po' a fare queste operazioni. Ecco, adesso è selezionato. Riempia con un grigio di 50%, si potrebbe anche riempire di bianco, di nero o di qualsiasi altro colore. Ok, adesso si salva. Si può sovrascrivere il file originale, ci metterà un pochino. So, apriamo allora il file 3D. Prima cosa, possiamo tagliare tutte le cose che non ci servono. Se premi il tasto Q viene selezionato. Se premi I viene invertito la selezione.
e poi si cancella. Ok. Allora. Qui si apre il modulo per la rettifica. Prima cosa carichiamo i punti di riferimento. Ok, qui si attiva questo pulsante per restare manovrabili e qui abbiamo per esempio già la prima marca. Doppio clic sulla marca e si seleziona la marca numero 8. Si picca il punto e poi doppio clic. Poi usciamo di nuovo. So. Una volta selezionate tutte le marche, si applicano queste due opzioni e si calcola la rototraslazione. Qui si vedono gli errori 2 cm, 5 cm, 2, 3, 2, 3, 2, 4. Volendo, si potrebbe con un doppio clic qua disattivare uno dei punti e riprovare, vedendo se il risultato migliora. In effetti la marca 7 sembrava un po' debole, si può lasciare via. Se sei contento con il risultato, fai apply e il 3D viene spostato. Se vai in Windows View from Front, vedi adesso il dato posizionato nel sistema relativo. Sposta qua questa opzione, vai qua, il tasto destro e vai Freeze Current Matrix. Così viene praticamente fissata sulla nuova posizione. Apply and close. E adesso si può salvare.
rettificato nel sistema relativo. Adesso andiamo ad esportare un'immagine ortozenitale della zona che ci interessa. Inquadriamo tutta l'area che ci interessa. Stiamo attenti che qua siamo sull'opzione orto, che si può attivare andando su View Toggle Orthographic Camera. In questo caso non è orto, ma è proprio dal punto di vista. Tornando qua, attivando questa opzione, abbiamo proprio la visione zenitale rettificata. Andiamo su questa opzione qua, selezioniamo la cartella nella quale si trova il dato, diamogli un nome, qui selezioniamo lo sfondo, che per me più comodo è il bianco solido, e qua invece si setta la moltiplicazione del ringrandimento praticamente. Qua per esempio metto 25, è un po' da sperimentare da computer a computer, può anche essere che il 25 non te lo esporta e in quel caso si vedrà che non produce nessun risultato. E salviamo. Praticamente il software adesso fa tutta una serie di piccoli screenshot che poi vengono uniti insieme in un'unica immagine. Si vedrà fra poco che praticamente parte dal basso a sinistra e riga per riga fa dei screenshot di tutta l'immagine. Dalla stessa impostazione esportiamo anche un'immagine della mesh senza la foto. Spegniamo qua la texture. Cambiamo solo il nome e esportiamo. Qui adesso vedete le due foto. Vediamola un attimo in GIMP. Questa adesso è l'ortofoto. Vediamo anche l'immagine del modello 3D. Se si vuole ancora ritagliare la foto, si deve fare per tutti e due nello stesso modo. Perciò prendere qua il modello della del modello, esportarlo. Io li esporto come TIFF, così viene mantenuta anche la qualità. Spegniamo il layer e esportiamo anche questo. Ok, chiudiamo qua. Cancelliamo i PNG che non ci servono più. Adesso abbiamo qua il modello con la texture non georeferenziato, il modello georeferenziato con coordinate relative
e le due ortofoto esportate da MeshLab, che adesso vanno però ancora georeferenziate nel GIS. Qui abbiamo aperto il nostro GIS del progetto. Vediamo qua il codice della struttura 99006. Che dovrebbe trovarsi in questa zona qua. E qua vediamo le coordinate 99006. Ok, apriamo raster georeference e apriamo l'immagine e zoomiamo sulla prima marca. Clicchiamo qua. E poi dalla mappa sappiamo che è il numero 6 e qui, avendo acceso lo snap, possiamo selezionare il punto. Poi la numero 7. Essendo già un ortofoto, qua basta una rettificazione lineare. Questo è il nostro sistema di coordinate 32, 6, 32 e qua facciamo praticamente solo la creazione di un world file. Qui vediamo gli errori sono effettivamente minimi. Sempre questi pochi centimetri che già abbiamo dentro nel sistema. Qui si vedono i residuals. Anche qui però c'è la possibilità, per esempio, di escludere un punto che non sembra di una qualità adatta. Poi si clicca qua e parte la georeferenziazione. Qua vedremo adesso apparire l'immagine georeferenziata. Nella cartella adesso abbiamo anche il world file che vale per il TIFF texturizzato, ma vale anche essendo proprio la stessa visuale anche per l'immagine della superficie. Basta solo copiare questo qua e rinominarlo nello stesso modo, così anche questo qua può essere importato nel GIS.